Ben ritrovati a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un trucchetto per iPhone, come far sparire un'applicazione. Quindi procediamo subito. Allora, per prima cosa dovremmo avere una schermata piena di applicazioni, come in questo caso, e avere l'applicazione che vogliamo far sparire in un'altra schermata, come in questo caso. In questo caso facciamo sparire Keep Calm, quindi la prendiamo, la portiamo nella schermata precedente, creiamo una cartella con questa applicazione, la teniamo un po' lì sospesa con il dito . Dopodiché la trasciniamo giù, la mettiamo lì nella barra e la lasciamo. In automatico l'applicazione sarà sparita. Infatti, come potete vedere, non c'è nessuna di queste schermate. Però, se noi andremo nello Spotlight e cercheremo l'applicazione, in questo caso Keep Calm, la potremo tranquillamente usare. Questo può essere fatto anche con applicazioni di sistema, tipo impostazioni. La mettiamo nella schermata, controlliamo che la schermata precedente sia piena, la prendiamo, creiamo la cartella, la teniamo un po' lì sospesa, la trasciniamo giù e la lasciamo. Anche questa sarà sparita. Andando a spegnere il dispositivo, però, quando lo riaccenderemo, le applicazioni torneranno. Infatti, come potete vedere, adesso io riaccendo il dispositivo e le applicazioni saranno magicamente tornate. Ecco che si accede al nostro dispositivo, quindi adesso andiamo a inserire tutti i nostri dati. Ed eccoci qua, ecco che già da subito vediamo che l'applicazione di impostazioni è tornata. Adesso la rimettiamo dove di solito la tengo. Come l'applicazione Keep Calm è tornata. Questo trucchetto, io in questo caso l'ho eseguito su iOS 9.3.2 Public Beta 2. Funzionava anche sulla Public Beta 1. Funziona anche su iOS 9.2.1 e addirittura l'ho provato su iOS 7.2.1 e su tutti ha funzionato tranquillamente, quindi è un trucco che diciamo vale per tutti i sistemi operativi alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su Twitter, mettere mi piace alla mia pagina Facebook, guardare il mio video precedente, una recensione di un ottimo stand per tablette e smartphone, iscrivervi al mio blog www.fantinial.com e lasciare un like.